Ormai i video li faccio solamente per i ragazzi del coaching che insorgono sempre in qualche problematica e gliela cerco di risolvere qua, perché magari può essere d'aiuto anche a voi altri. Ho proprio deciso adesso di guardare quali sono le problematiche più frequenti tra i miei allievi online e risolverle con video, perché poi secondo me sono problematiche che hanno un po' tutti, ok? Soprattutto i novizi di questo sport qua, che quindi sono un po' alle prime armi, e molte cose da noi date per scontate, in realtà non lo sono poi su tutta la popolazione mondiale di calisthenics. Quindi magari questi video qua saranno tradotti in arabo, in aramaico, per mandarli tutte le lingue, ok? Perché magari possono essere d'aiuto a tutti i ragazzi che si allenano. Vieni di qua, scimmia, che iniziamo con il tema di oggi. Allora, come allenare il front lever in maniera qualitativa decente con solamente le parallele della Decathlon. Già è un po' controsenso allenare il front lever. La schiccia, che ve la faccio vedere, il front lever è questo qua. Per chi non sapesse cos'è, volesse intraprenderlo, guardate questo video perché vi aiuterà, ok? Questo qua è il front lever. A molte persone, forse, questo qua sembrerà un video stupido perché dicono: perché io l'alleno già il front lever sulle parallele. Però magari in realtà certi esercizi pensate non siano possibili da fare. In realtà è possibile fare tutto quello che fate sulla sbarra, sulle parallele, tutto! Ditemi una cosa che non si può fare. Tutto. E mo ve lo dimostro, vi spiego, ovviamente cambiano delle cose che non esisterebbe questo video se non fossero cose un attimino, diciamo, di nicchia, ok? Quindi, intanto una parallela. Attento. Fermo, 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 fermo. Una parallela ce la possiamo togliere perché ce ne servirà solamente una, ok? Allora, iniziamo a spogliarci perché dobbiamo fargli vedere gli esercizi sul campo, no? E beh, se no che stiamo qua a fare, ragazzi? Quindi, una parallela. Allora, innanzitutto, mi sembra un po' banale a me questa come cosa, però per molte persone pensano di toccare per terra, cioè dicono: ma scusami, io se mi metto così tocco per terra sulla parallela, se mi metto così io tocco per terra, vedete, anche io tocco per terra. E com'è possibile che allora prima, guardate, guardate che magia, sono distese le braccia, come mai non tocco per terra, come mai? Cos'è sta magia qua? Si chiama attivazione scapolare, ragazzi, ovvero da così. Voi non dovete stare molli come delle lumache così, perché così guardate quanto si accorcia se vado a fare questo. Si accorcia, avete visto che spazio che si è ridotto? Si vede, scimmia? Da così vado a fare, cioè in termini di spostamento del corpo vuol dire tanto. Se da terra vi manca tanto così dal front lever, se voi non attivate le scapole andate a toccare a terra. Quindi la problematica innanzitutto quella, lasciarsi passivi e sperare di arrivare su, perché alla sbarra inconsapevolmente non rimanete passivi proprio perché altrimenti non vi alzate neanche. Qua invece che partite già da un supporto che è il terreno che vi accompagna lì, voi non avete la, cioè giustamente non si ha sensibilità in quel momento. Quindi fate caso all'attivazione scapolare. Come farci caso in maniera migliore? Spostiamoci qua, scimmia. Vedi, vai lì, 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 lì. Andando a partire con le braccia, occhio, piegate. Ok, se dovete passare, passate pure, eh. Senza problemi, con le braccia piegate, ok? Quindi partiamo da così, andiamo poi, vedi, bam, a distendere, ad esempio per un'esecuzione in tac, si è popolato il parco di... Allora, comunque Accidenti. sia, questa qui è solamente per quanto riguarda l'attivazione scapolare. Per passare a cose superiori, un esercizio che faccio utilizzare molto è l'advanced tuck con le gambe lunghe, sempre perché c'è un po' uno stallo dal passaggio di tuck a tutte le altre propedeutiche. Qual è questo esercizio? L'advanced tuck a gambe lunghe in attivazione. Aspettiamo un attimo che passano. L'advanced tuck a gambe lunghe, quindi facciamolo vedere. Allora, come si esegue questo esercizio criptico? Perché è un esercizio un po' criptico, no? Fa sempre problematica a tutti. La difficoltà, dovete ricordarvi, che aumenta tanto più quanto vi allontanate dalla sbarra. Quindi, quando sono in front lever, il mio corpo sporge un tot, ok? Se sono in Ok. tuck, sporge fino a qua, Sì. se sono in full, arriva fino a qua. Certo. Più la distanza che ho con i piedi, supponiamo, che è l'estremità del corpo, dalla parallela, più è lunga questa distanza, più è difficile. Quindi uno alto fino a qua sarà più difficile di uno alto fino a qua, ok? Quindi tolta questa premessa qua. Per questo esercizio qui, noi partiamo dalla posizione di candela, quindi andiamo ad annullare la distanza. Guardate quanto è la distanza dei piedi rispetto alla parallela, distanza non in termini di altezza, ma di lunghezza, Sì, ok? sì, sì. Ok? Qua è più o meno nulla. Quindi
Certo. Ok? E quasi nulla. Da quella posizione che quindi riusciremo a mantenere se avremo un tuck front lever. Perché? Perché il tuck front lever la distanza è più lunga rispetto a un advance, cioè a una candela. Scusate. Dalla candela che quindi riuscirete a tenere se tenete il tuck, se non la tenete perché fate questo, siete lontani, ok? Dovete stare attaccati. Scendiamo solamente con il bacino, quindi così. E così, dove sono? In In advance tuck. advance. Vedi? Con le gambe lunghe. Da così, braccia tese, torno su, attivando il gluteo. Chiaro. Per complicarlo, basta che apro di più le gambe, ok? E quando riuscirete a farlo, vuol dire che sarà ben padroneggiato e molto probabilmente avrete l'advanced tuck front lever. Lo so, è uno dei miei esercizi preferiti sia per la planche che per il front, che basta, perché poi non è che esiste in tanto altro. Però no, veramente, è una cosa un attimino tecnica che se imparate vi darà subito l'aiuto. Passiamo ad altri esercizi che pensate di non poter allenare su parallele perché sono soggetto mistico, essendo che è più basso, no? In realtà è perché è catalogato come parallelo uguale dip, si fanno i dip e quindi non potete fare nulla di quello che fate sulla sbarra. In realtà è solamente una sbarra più bassa, quindi esercizi come l'ice cream maker sono eseguibili, come... In realtà ve l'ho fatto vedere prima, però andiamo a ripetere. Vi faccio vedere che ve lo posso fare eseguire in full, in one leg, in straddle, in tutto quello che volete. L'ice cream maker cos'è? È l'esercizio che partite, supponiamo in una sbarra adesso, da così, quindi appesi mento sopra, mentre che distendo le braccia il bacino si alza e arrivo in front lever, per un attimo e poi ritorno qua. Ok? È un esercizio dinamico. Da qua stessa cosa, partiremo solamente con le gambe raccolte, quindi da così. Sono su, vado qua. Ok? È eseguibile. Un esercizio non eseguibile su parallele sono i raise. Il raise è quello che partite da appesi alla sbarra, senza muovere nulla, vi portate in candela. Quindi cosa vuol Perfetto. dire? Che la leva la dovete stabilire prima. Da appesi alla sbarra, ad esempio, se voglio farlo in one leg, mi metto appeso alla sbarra, in one Non leg, da così. leggo. Bam! E qua sono in candela quando arrivo qua, ok? Oppure in tac direttamente, tutte e due le ginocchia raccolte. Bam! Ok? Qua si può eseguire il movimento, diciamo, spezzato, il pulse. Il pulse è questo qua. In one leg ve lo faccio vedere, ma poi su tutto vado su e torno. La difficoltà qua sta nel farlo in tac, perché nella versione tac c'è la sbarra che rompe un po' le palle e quindi devo entrare bene dentro col bacino per far arrivare Sì, la se perché se no non rimango sono qua in linea. e sì, già vedete che ne ho poche qua. Esatto. Ok? Quindi è ovviamente normale avere un po' di disguidi in quello, ragazzi. Poi su parallele, sì, come abbiamo visto, una volta che abbiamo capito che non toccate per terra, se attivate le scapole potete allenare pull up in front lever, ovviamente potete allenare tutto quello che vi pare. In realtà, cioè, non è che c'è qualche restrizione. Poi se riuscite a mettere la parallela con i supporti qua, vedete, sotto dei rialzi, e l'avete ad esempio alta così, lì potete farci anche le trazioni volendo, cioè. Potete Quindi per chi a sbizzarrirvi. casa solamente una parallela, è tipo in quarantena, facevamo vedere certi che smettevano due sedie, Sì. una sedia qua, la parallela sopra e facevano tutto, Muscle up. flessioni, muscle up, sì, muscle up anche così puoi farlo in realtà. Karashimi, lo sai? In al sito. Come? In al sito. Il muscle up, eh sì, nel sito vuoi far vedere un front lever, scimmia? Adesso così. Sì, dai, uno straddolino. Facciamo vedere uno straddle della scimmia. Che è sempre contento di esibirsi. Col giacchino. Sì, scimmia. Vediamo se sei stata attenta a tutte le guide. Cosa fai, scimmia? Mi dici sempre no, freddo. Vediamo la scimmia in azione. Beh, perché così non è che ti sei scaldata molto in No, realtà. infatti per niente. Dai. Come una scimmia. Su, bacino su. Olè, bravo, bravo. Bravo, scimmia. Bravissimo topo. Boh, direi che
possiamo concludere qua. Vi saluto. State sempre sintonizzati, ragazzi, perché ci vedremo altri giorni con altri video. Tutti i giorni ce ne sono, un video nuovo. Quindi un bacio.